Che cosa hai combinato? Ti sei azzuffato un'altra volta con le raganelle, vero? Lo sai che cosa direbbe tuo padre? Direbbe, così si fa, Darel, bisogna difendere i più deboli. Allora, quanti ne hai stesi? 6, 7? C'è stato un corteo in tuo onore? Sì, hai ragione. Sono sicura che sarebbe fiero di te. Lui ti voleva molto bene, Darel, ma i colipari non si sono mai battuti se non era necessario. Comunque mai contro altre rane. Sì, lo so, però papà mi chiamava sempre il suo piccolo guerriero. E tu desideri tanto seguire le sue orme, lo posso capire, tesoro. Ho combinato un pasticcio. Sei ancora un ragazzo. Metà del tuo lavoro è combinare pasticci. Sì, ma... Questo è uno scontro che non puoi vincere. Portali a letto. Domani mi darai una mano in negozio. Combatteremo contro gli scorpioni, vero? Ecco, no, siamo venuti ad aiutare Cora. Ho ricavato qualche benda da vecchi vestiti. È seta! Oh, che meraviglia! Questo è un tessuto molto resistente. Un attimo, era il suo vestito da sposa. Sono stata la moglie di un colipari. So bene quali siano le priorità. Ehi! Noi siamo colipari e siamo fortissimi! Mettilo giù, Tarta! Scusate, ma Darel non c'è. Io non ce la facevo a restare a casa. Nessun problema. Due zampe in più fanno comodo. Anche quelle che brillano. Tenete, bevete un sorso. Grazie, non serve di più a te, Darel. Io ho già bevuto, Tipi. Mi sono dissetato. Fate in modo che possano bere tutti. Grazie, fratellone. Sì, grazie, Darel. Grazie tante. Coraggio, adesso andate da Ponto. Ha detto che c'è posto per voi sul suo carro. Forza, bevi un po' d'acqua, Darel. No, sto bene così. Sei l'unico che riesce a tenere unita questa gente. Io sono stato una rovina per Amfibilandia. Ma che cosa dici? Tu sei un vero leader. Sei come tuo padre. Vedi, le rane hanno bisogno di te e non solamente loro. Tutti ne hanno bisogno. So che volevi solo essere un guerriero, ma il destino ha voluto diversamente. Sei un capo e devi accettarlo, ragazzo mio.